circa 12 milioni. Sì, voglio capire se il problema sta nel fatto che sia un risparmio o è un taglio. Perché risparmio vuol dire una cosa, taglio vuol dire una cosa, imposizione ancora. Mi è sembrato di capire che c'è stato più taglio che risparmio attraverso un'imposizione. Guardate, io non faccio un discorso politico da consigliere comunale, voglio fare da imprenditore. Faccio imprenditoria da 30 anni, quindi qualcosa ho imparato in 30 anni. Tagliare oggi una cifra così grande, così grossa, ad un'azienda che, come tante altre, riescono a mantenersi a malapena in un momento difficile del nostro paese, secondo me dovrebbero fare, ma non risparmi e tagli, miracoli. La mia preoccupazione sta nel fatto che oggi noi stiamo brindando, come tu dicevi, dobbiamo festeggiare, e il nostro voto sicuramente è contrario a questo, proprio perché penso che, io mi auguro che non lo sia, anzi mi auguro con tutto il bene che voglio a questa città e la stima che ho per te come sindaco, che questo, veramente, questa scelta fatta da parte tua con grande coraggio possa avere i risultati da te aspettati, ma penso che da tutti voi. Però da imprenditore ti devo dire che io, la mia preoccupazione è quella che noi tra qualche anno dovremmo dire di fare come la sceneggiata, invece la carbonabilità, Napoli la spiace, parte per Casuglia, perché iniziamo a vedere che comunque è un taglio di 1.200.000 euro, sono tanti, 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 tanti. Dove tagliare? L'ultimo indipendente che bisogna tagliare, ma la mia preoccupazione è che diventa il senso. Abbiamo risparmio di 400.000 euro di fine. Questo l'ho capito tranquillamente, non ti avevo fatto prima in premessa questo, quindi no, voglio dire ecco, secondo me è un risparmio non taglio, perdonami se faccio una cosa scorretta, mi perdonerebbe sempre il Comune, però dico, volevo solo dirti questo, per me è un risparmio non taglio, te lo dico. Mi ha promesso questo, però io per tranquillizzare la mia presenza voto secondo coscienza, quindi sicuramente darò il voto contrario. Grazie.